Pronto? Pronto? Chi parla? Claudio? No, avete sbagliato numero. In diretta dal Blue Moon di Settimo Torinese, oggi venerdì 25 ottobre, sono le 19.30, spaccate. Benvenuti a Circus su Paranight Radio. Questa sera una serata un po' speciale, perché ci sarà nella nostra puntata un evento fantasmagorico, perché ci sarà il primo Paolo Rigotto Acoustic Love Live. Benvenuti a tutti. Allora, siamo di nuovo qua con voi. Questa sera siamo in un posto diverso, siamo al Blue Moon di Settimo Torinese in Viale Piave. Se volete raggiungerci, siamo tutti qua che ci strappiamo i capelli, e quando volete venire, noi siamo qua. Bene, un saluto a tutti dal mio e spero anche dal vostro Paolo Rigotto. La puntata è iniziata all'insegna del divertimento, del buon umore, dell'amicizia, dell'amore e dello sfregamento, e soprattutto dello sfregamento e dello... Allora partiamo su... ricordiamo il tema della serata, perché ogni... lo sapete che ogni puntata noi abbiamo un tema diverso, e questa sera il tema è: quando non c'era Facebook, potevamo solo immaginare quanti fossero gli imbecilli nel mondo. Oggi sappiamo nome e cognome. Uno di quelli sono io. Idem. Siamo tutti su Facebook. Ma solo perché imbelliamo, perché se fossimo deficienti, non ce ne saremmo. Esatto. Però visto che imbelliamo, noi siamo imbecilli. E se fossimo... Andiamo avanti con la serata, perché questa è una serata densa, piena di non solo musica, non solo di interventi goliardici, pieni di buon umore e anche di profondità, perché noi ci teniamo alla profondità intellettuale. Bravo, 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 bravo. C'è tanta musica e quindi... Quindi partiamo subito, sì, no? Partiamo, sì, subito. Un pezzone, un pezzone. Tutto per voi, loro sono i Clash. Yeah. Oh,
of it was true. London calling at the top of the dial, and after all this, won't you give me a smile? Clash a tutti, abbiamo, è stato bellissimo questo frangente mentre ascoltavate i Clash, perché c'era Paolo che gli è caduto, stranamente, è successo quello che non doveva succedere, l'evento chiusura, ogni serata divertimento passata suonando la chitarra con gli amici e con le amiche generalmente si chiude quando il plettro cade nella buca della chitarra, cosa che è appena avvenuta, ma noi da professionisti quali siamo non ci lasciamo fermare, prendere dello sconforto, e continuiamo lo stesso a dita unite perché questo? Perché volevamo ricordarvi un motivetto che ci ha tenuto a compagnia lo scorso inverno, la scorsa primavera, quando facevamo circus dal cortile del Maglio. Era uscita questa canzoncina che poi ci ha divertito tutta l'edizione. Che è una canzone che parla dell'integrazione razziale nella città, nella nostra città, che è Torino. Torino. E la canzone si intitola, scusate la banalità del titolo, A Torino. A Torino il kebab è più saporito. Cipolla, pomodoro, maionese. A Torino il parabrezza è sempre pulito. Dai, lava vetro, dai, lava vetro. A Torino il ristorante è più raffinato. Riso cantonese. A Torino il fioraio non sta al mercato. Una rosa, un euro, due rose, quattro euro. A Torino il kebab è più saporito. Cipolla, maionese, piccante. A Torino, oh, il parabrezza è sempre pulito. Dai, lava vetri, capo, lava vetro. A Torino, il ristorante più raffinato. Ravioli a vapore, riso cantonese. A Torino, il fioraio non sta al mercato. Faccio una follia, tutte le rose un euro. Dai, tutti con le mani! A Torino il kebab è più saporito. Cipolla, maionese, piccante. A Torino, oh, il parabrezza è sempre pulito. Dai, lava vetri, capo. A Torino il ristorante è più raffinato. Riso cantonese, la vera vapore, tutto per voi. A Torino il fioraio non sta al mercato. Una rosa, un euro, due rose, quattro euro. Grazie a tutti, grazie. È stato bellissimo. Grazie, grazie, grazie. Sempre bello fare un pezzo così sulla cresta dell'onta. Sempre sulla cresta dell'onta. Sempre sulla cresta dell'onta. Grazie alla signorita Carmen, che sentirete più tardi, che ci ha fornito un autentico plettro spagnolo per questa performance. Questo è un plettro che viene direttamente da Malaga, fatto in Malaga, proprio fatto con quel tessuto non tessuto malaghese che c'è solo lì, che è vero, lo trovi lì, è a Tarifa, che è vicino, e basta. Perché il tessuto non tessuto per i plettri è una cosa, insomma, una raffinatezza di cui non stiamo adesso a approfondire, anche perché anche perché il tempo duole. Il tempo duole. Lingua batte sul dente che duole. Esatto. La lingua batte a 20 euro. Quello è 31 sul campo, 50 a casa. Ma stasera finisce anche, come al solito, la fascia protetta. Inizia già. C'è la fascia. Dopo avremo. Stasera, stranamente, alle 8. Alle 20 ci sarà la fascia pro culo. Quindi possiamo dire parolacce, fare tutto quello che dopo volete. La fascia protetta arriverà anche la fascia pro culo. Anche se siamo un po'. Ci sono dei bambini questa sera. Come pubblico, quindi ci limiteremo un po', perché altrimenti poi i bambini poi protestano e ci riempiono di parolacce e di insulti e ci chiudono la trasmissione, e quindi è un casino. È un casino, a meno che uno non abbia sgarbi, allora può dire tutte le cose che noi solitamente diciamo in fascia pro culo, avendo anche audience. Sì, anche.
Allora continuiamo con un po' di musica, mettiamo i Veliger, ascoltiamo questo. Un grande gruppo, un grande power. Mettiamo questa hit dei Veliger che si intitola Peace. Un saluto a Billy Kramer che è a casa sicuramente, che ci sta ascoltando sotto. Ciao, le Billy. Coperte, perché è febbricitante. Allora, Peace, loro sono i Veliger. Un grande gruppo, un grande duo, ricordiamo che sono duo. Si può dire? Sì, duo. Sono un duo, batteria, chitarra e voce. Speriamo. Tutto per voi, i Veliger! I Veliger è sempre una bella storia, con i Veliger facciamo sempre delle cose un po' particolari, e siamo arrivati dopo anni che aspettavamo questo momento, siamo arrivati finalmente alla nostra, sentite il sottofondo, solo lei, tocca a lei, la signorita Carmen ci è venuta di nuovo a trovare e ci propone la seconda puntata, o come si dice in spagnolo, la seconda classe di corso di spagnolo per corrispondenza. Buenas noches, Lucas. Che tal? Come va? Come va todo? Va abbastanza bene. Poi stasera siamo in un ambientino tutto colorato, siamo a settimo, quindi pues aquí me encanta, es un sitio muy bonito. Bene.
No, de verdad. De verdad me encanta. ¿Por qué te ríes? Pues a ti no, no te gusta. No, porque, cioè, così un postaccio, però. Pues la felicidad está dentro nuestro corazón, Luca. Ah, sí, no, è vero. Hai ragione, adesso stavo scherzando, però se stai bene dentro, stai bene con tutti, stai bene con te, stai bene con loro, stai bene con voi. Pues es verdad. Pues vamos a ver, Lucas, ¿te acuerdas algo de lo que hicimos la vez pasada, la primera clase? Non mi ricordo già più niente, però... Facciamo un pequeño resumen? Abbiamo fatto le salutazioni. Salutazioni in spagnolo. Che, se non mi ricordo male, era... hola, che tal? E hola, che hai, quando entri in un posto. Quando esci... Puedes decir también chao. Ah, si può dire? Sì, se puede decir, descubierto que sí. Se puede decir, pero solo cuando te vas, no cuando llega. Cuando te vas. Solo cuando te vas, puedes decir chao. ¿Vale? Pues vamos a decir, la segunda clase de... ¿Dónde hablo, Luca? Explícame. ¿Dónde hablo? ¿Aquí mejor? Un po' qua. Vale. Pues, tanto questo si sposta automaticamente. Vale, pues muy bien. Vamos a ver, llegamos al aeropuerto, ¿verdad? Sí. Y tenemos que buscar la salida. La salida es, tú me entiendes, Luca, ¿no? Sí, entras sí. En una puerta y sales. Es la salida. No, es dura. Pues mira, aquí no hay que confundirse con el italiano, porque la salida que decís vosotros se dice subida. Ah, acuérdate. Subida. Esa es la salida, la salida es cuando tú sales de un sitio. Quindi entri. Al revés, sales. Sales. Impariamo sempre delle cose. Vas a salir de un sitio, entonces hay que buscar la salida para buscar la maleta, l'equipaje que tú te has traído dentro del avión. Hay que buscar salida. Pensate. Y recogida sí. Del equipaje. Pues luego tienes que buscar cómo llegar. Eso depende si has alquilado un coche o si te quieres ir con el autobús o con un taxi. Y hay que preguntar. Quindi, se sei con la macchina, se sei col pullman, cambia. La fermata sarebbe. Bien, la fermata, Lucas. Dell'autobus. Muy bien, esa è la parada dell'autobus. Vabbè, io, io non faccio per vantarmi, ma parlo 14 lingue e 72 dialetti. Pues ya lo sabía, Luca. Se te ve en la cara, que tú hablas muchos idiomas. Sí. Se te ve, sí. Se vede? Sí, se te ve. Sono contento che si vede. Vamos a ver. Digamos que tenéis que buscar qué podéis visitar en un sitio. Entonces, ¿qué puedo visitar aquí que hay que visitar? Sí. O si te tienes que comprar tabaco o cigarrillos, ¿dónde está el estanco? Estanco. ¿Dónde venden tabaco? Estanco sarebbe la nostra tabacchería o ¿verdad? El tabaccaio. Eso es. Quello che una volta si chiamava tabaccaio. Pues eso es. Y luego si tienes que buscar un sitio en concreto, como una tienda de ropa, para vestirse, es una tienda de comida, cosas que comer, o un supermercado. Anche per mangiare, cioè un posto dove si mangia, si chiama? Pues un restaurante. ¿Dónde está el restaurante si queréis comer pescado? Por ejemplo, si vais en Málaga, que es una ciudad de mar, podéis comer pescado. Entonces, ¿qué pescado puedes pedir? ¿Qué te gusta, Luca? ¿Qué te gusta comer? Io preferisco il pesce. Pues pescado, una frittura mista. Sì, sarebbe l'ideale a quest'ora. Merluza. No, il merluza no, che mi rimane un po' sulla panza. Non te gusta? No. Ti duele la barriguita? Sì. Però la frittura di pesce sì. Pues o calamares o rosada la plancha. Calamares. ¿Y luego qué más? Pues suponemos que tú vas ahí y quieres conocer a alguien, ¿no? Y le quieres preguntar cómo te llamas. O pues tienes que contestar. Tú puedes decir yo me llamo Lucas. Allora, praticamente per chi non traduce lo spagnolo. Ci sta dicendo, la signora Carmen ci sta dicendo come si dice, come ti chiami e come rispondere a come ti chiami. Pues es esto, ¿cómo te llamas? Y tú puedes contestar, yo me llamo Lucas, Carlos o Pablo, lo que sea, ¿vale? O ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años hay? Yo tengo 35 años, 12 años, 2 años, lo que sea. Okay. ¿Vale? I numeri.
Vale, vamos a hacer un número. Facciamo da 1 fino a 10, vale, in spagnolo. Ce li ricordiamo. E vediamo, dai. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 4. No, 4 senza la S. Sin S. Cazzo, c'è sempre la S in spagnolo e il 4 no. 5. 5. De hecho cinque. Está ahí Telecinco. Ah, Telecinco. Vosotros conocéis Telecinco. ¿Lo tienes, no? Pues, Telecinco. Es del mismo personaje, de la misma persona. Lo sai, di quel bravo ragazzo di buen chico. Nostro amico. Nosotros lo conocemos muy un bien. Un po' nano, però. Y luego que va después de 5, ¿qué está? El 6. Ah, yeah, es verdad. 6. 7? 7. 8? 8. Adesso il 9 è complicato, 9? 9. Minchia, complicatissimo. E 10? 9. 9. 9. 10? 10. 10. Vabbè, non sono complicati, No, no, no. Pues está bien, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, 10. Pues Pablo, muy bien, te lo guardas todos. Decía Pablo, muy bien. Acordando todos. Acordando. Acordando. Musicista, chitarrista. Acordando, soy acordado. Está acordado. Y pues, ¿qué más? ¿Queréis saber dire, algo? No, per dire, ad esempio, quanto costa un quanto costa una pizza? ¿Cuánto vale una pizza? Vale? O che vale o quanto cuesta? Ah, quanto questo? Beh, è semplice comunque lo spagnolo, vale, Sì, sì, no. In spagnolo ti dico non quanto vale. Quanto vale, non quanto costa. Quanto vale. Vale. Es verdad, el valor que tiene una cosa, el valor verdadero, ¿no? De hecho no recargan mucho, es bastante barato. Alla fine sti spagnoli, alla fine tanta roba sti spagnoli, Pues, ¿qué más? ¿Queréis saber algo más? Non lo so, cosa vogliamo chiedere? Cioè, quando uno va in Spagna, cioè, la prima cosa che dice qual è? La prima cosa che uno dice quando vai in Spagna è nottetempo sono solito cibarmi di olive snocciolate. Pues, una noche, hace mucho tiempo, suelo comer aceitunas sin la parte centrale. Lo dico spesso alle donne spagnole quando le incontro in Spagna. Anche perché certe cose ti toccano, comunque, non è che... Pues y pongamos que vais a España con niños. Con niños. Entonces hay que buscar algo para los niños. Por ejemplo, un parque, para jugar. Entonces, ¿dónde está el parque de juegos? Un parque giochi. ¿Dónde está el parque de juegos para los niños? Y los juguetes, el columpio. El dondolo. No. Más o menos, el dondolo. L'altalena. Columpio si chiama l'altalena. Y eso donde se baja muy rápido es el tobogán. O scivolo, sarebbe lo scivolo comunque. Tutte cose che si trovano nel parco. Lo spacciatore? Lo spassador! Eso puede ser de diferente forma, digamos un poco mascherato. Se puede decir que no he ido nunca para buscar eso porque tengo una niña, pero se puede decir que el hombre de la felicidad. Ok, pues vale, no? L'ombra della felicità è chiaro, L'ombra della felicità è chiaro. Io penso che come seconda puntata e seconda lezione di spagnolo, io sono abbastanza contento, Sempre bello averti qui, signorita Carmen, e poi questo spagnolo comunque è una lingua che afrodisiaca. Non so se mi sono capito, è una lingua, Pues sí, es muy dulce, es el idioma del amor, del cariño. Infatti, proprio stasera, che facciamo per la prima volta il Paolo Rigotto Acoustic Love Life. Yeah. Tutto per voi. Pues, ¿qué más decir? Que... Ma amore, come si dice amore? Amor. 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 E ti amo? Te quiero o te amo? Ah, anche te amo. Sì, una lingua fantastica, ciao Vanni. Una lingua un saluto a Vanni che ci è venuto a trovare, adesso spenderà due parole per tutti. Un saluto. Ciao a tutti. Un po' più vicino. Qua? Ciao, là. Ciao a tutti. Grazie Vanni. Grazie Vanni, gentilissima. Pues qué decir más, Lucas, muchas gracias. Siempre es un encanto estar aquí contigo. Guarda, io mi spellerei. Pues no, no lo hagas. Io mi spellerei per ascoltare lo spagnolo tutte le sere. Pues que vamos a escuchar algo de español, ¿no? Ojos de brujo.
Ojos de brujo, ¿qué significa este nombre? ¿Tú lo sabes? Ojos de brujo. Ojos. Occhio. Ojos al plural. Occhi. Brujo es como la bruja. ¿La bruja? Los ojos. Ah, gli occhi del mago. Eso es. Y vamos a escuchar. Ojos de brujo. Allora, la presenti lei questa canzone bellissima. Che si chiama Ventilador R80. A tutti voi, buona Spagna. Se andate in Spagna, chiamate la signorita Carmen. Attenzione, comunicazione di servizio. Da questo momento la trasmissione conterrà contenuti espliciti. Si prega di mettere a nanna i bambini, le bambine, i ragazzini sotto i 14 anni, sopra i 70 e tutti coloro possano ritenere offensivo il linguaggio che verrà utilizzato. D'ora in avanti. Fine della fascia protetta. Inizia la fascia proculo. Ok, eccoci Finalmente il momento liberatorio. Finalmente ci liberiamo di tutte le imposizioni. Siamo liberi, siamo liberi. Siamo finalmente noi stessi. In un paese non libero, noi siamo liberi. E facciamo del nostro corpo ciò che ci pare. Brava.
Brava, vero che sono brava. Brava, brava. A questo punto la trasmissione esce come dire dal Blue Moon di Settimo e attraverso i collegamenti multimediali di cui siamo dotati. Possiamo proporvi, siccome Billy Kramer purtroppo è influenzato, allora abbiamo registrato l'altro giorno, prima che gli venisse la febbre, abbiamo registrato una, perché sarebbe brutto dire che andiamo in diretta, perché è brutto. Quando non è così, non è così. Perché noi siamo radiofonici, ma siamo onesti. Esatto. Vi ricordo che in sovraimpressione avete sempre il numero di telefono a cui chiamare per intervenire nella puntata. La puntata, il tema della puntata è quando... Vado io? Vada. Quando non c'era Facebook potevamo solo immaginare quanti fossero gli imbecilli nel mondo. Oggi sappiamo nome e cognome. Se anche voi conoscete un imbecille su Facebook, comunicatecelo e lo faremo sapere a tutti. E scriveteci quindi a paranightparty@gmail.com oppure al numero che vi dicevo prima in sovraimpressione 347-5201-859 e potete intervenire, oppure potete venire qui al Blue Moon di Settimo in Viale Piave 12, una zona tranquilla, dove potete gustarvi un po' di aperitivo e ascoltarci noi dal vivo. Che insomma entrambe le cose sono appaganti. Gustose. Allora, sentiamo Billy Kramer cosa ci deve dire, tutto per voi, il solito Billy. Pronto? Pronto? Pronto, chi è? Buonasera, sono io, buonasera. Ah, Billy, anche questa sera. Ah, allora, ma Mario che fine ha fatto? Dai, dacci lumi. Sì, buonasera a tutti, è un piacere sentirvi di nuovo, essere di nuovo con voi. Mario è in netta ripresa, però non è ancora proprio pronto, non se la sente di dare la sua voce all'etere, ecco. Ma possiamo sentirlo? Cioè, ce lo puoi far sentire? Cioè, ce lo passi un attimo, anche solo per dire ciao. O non è ancora possibile parlare con lui? No, in questo momento non è qui con me, no, e quindi non posso passare. Ma è allettato? No, assolutamente no, è solo un periodo, si deve concentrare, comunque netta ripresa, addirittura si sta già scannando con qualche multinazionale, quindi siamo in netta ripresa. Quindi il mitico Mario comunque è sempre con noi, Ma a me manca un casino, Mario, perché, cioè, mi sento proprio che ho le viscere che mi sanguinano. No, certamente, sicuramente sarà presto di nuovo con noi, anzi non se n'è mai andato sicuramente, e sta cercando di capire un attimino come fare per svegliare un po'. Si è addormentata la sua, ecco, è andato proprio un pochino in tilt. Ma per la prossima settimana ci dai la conferma che può essere tra di noi il mitico Mario Menisco? Non ve lo posso confermare con certezza, però penso che potrebbe essere, certo, sure, sicuramente. Speriamo. Ma e lei invece come sta? Luminare della scienza. Io molto bene, cerco di portare luce dove ci sono ombre o addirittura tenebre e cerchiamo di resistere sul cammino della luce. Grazie Billy, allora alla prossima settimana portaci Mario Menisco, io voglio Mario Menisco in piedi davanti a te. Certamente, vedremo di fare tutto il possibile. Grazie Billy. Vi ringrazio, vi saluto tutti quanti e mi raccomando, more empathy for everybody. Ciao. Sono sempre momenti altamente emotivi quelli che ci regala Billy Kramer. Sì, poi Billy comunque è uno che uno scienziato, è uno che le ha provate tutte e le proverà tutte per guarire questo pianeta. Esatto. Dalla clandestinità. Ma ottiene dei successi con le sue ricerche, con i suoi studi, Billy Kramer, con la sua medicina alternativa? Sì, ha vinto il premio Minchia Stella nel 2012. Minchia e poi Stella. Sì.
E quindi è in lizza quest'anno per il premio, per il Nobel della fantasia. Ah, il premio Nobel per la fantasia. Il premio Nobel per fantasia. E speriamo che siamo... Quali sono gli altri candidati? Cioè, non li conosciamo, perché no, c'è grande mistero. Tra l'altro siamo in via Nobel adesso. Io sono un po' ignorante su questi premi Nobel. Non so chi li vince, non so perché li vincono. Poi, cioè, alla fine chi li vince non è che... Io sono stato candidato premio Nobel per il naso, ma purtroppo vinse un altro candidato. Ha vinto Pippo Franco. Ha vinto Pippo Franco quando non era famoso. Quando entrambi non eravamo famosi. Sono cose, cioè, certe cose comunque ti segnano. Ti segnano e ti insegnano, perché ciò che ti insegna, ciò che non ti ammazza ti fa male. Quindi un saluto particolare a Billy Kramer e a Mario Menisco, che speriamo presto di avere qua con noi di nuovo, perché ci mancano tutti e due. Allora continuiamo con un po' di musica, adesso tocca loro, loro sono i mitici. Si può. Per una volta che c'è il pubblico. Grazie. Grazie. Ma chi è che deve suonare? No, però io metto il Gogol Bordello, non Paolo Rigotto. Ma loro piacciono i Gogol Bordello. Gogol Bordello a tutti! We never give up on a philosopher's stone. I guess anything you wanna do, you gotta do it on your own. For a love of you, for a love of me, for a love of everyone who's yet to be free. Borders are scars on face of the planet, so heal away my alchemy man. Even atheist holds up the candle. We rise again. We rise again with a fist full of heart and a relic of future. Wappa! We rise again with a fist full of heart and a relic of future. Wappa! We rise again. La sombra divide solo le cicatrices. Que te calles a robar tus raíces. Cuando un guerrero no lo puede rendirse. No dejes que tu dignidad nadie la pise. Borders are scars on face of the planet, so heal away my alchemy man. When even atheist holds up the candle, we gotta rise again. We rise again with a fist full of hearts and a relic of future. Wappa! We rise again with a fist full of heart and a relic of future. Wataka wataka, here we come, ataka taka. Wataka wataka, here we come. Wataka wataka, here we come, ataka.
Gogol bordello a tutti, Gogol bordello a tutti, perché sono sempre grandi e bravi, Sì, 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 grande entusiasmo. Entusiasmo è la parola d'ordine. Allora, siamo arrivati finalmente, voi che siete tutti qua dentro le nostre orecchie, nei nostri cuori, noi siamo dentro i loro cuori e le loro orecchie, loro sono solo dentro i nostri cuori. Perché... Cuori, sì, è vero. Parole sacre. Sì, sì, da incidere nel piombo. Parole sacre. Allora, eccoci arrivati all'ennesima puntata con la rubrica You Don't Say. La seconda, per intenderci. La seconda, sì, perché è la seconda. Bravo, sempre puntiglioso. Spieghiamo ancora cosa è You Don't Say. Sì, spieghiamo un attimo. Una serie di strisce, possiamo chiamarle strisce, fumetti, in cui vengono, come dire, sbeffeggiati le domande spesso stupide, superflue, quelle ovvie che si fanno a volte. per formalità. Sì. E... un po' sullo spirito, come abbiamo detto l'altra volta, dello humor inglese, no? Esatto. Che ce l'avevamo battezzato l'inglese pensiero cosmico. Ah, è vero, l'inglese pensiero cosmico, IPC, ricordatevi IPC. Questo... Allora, partiamo con la terza classificata, che ve la leggo. Ve la leggiamo. Allora, Capitan America, io ti adoro. Ma tu sei americano? No, mio padre è del Kazakistan, mia madre è del Burundi, ma ci siamo trasferiti nel Kosovo. Perché dovrei essere americano? Questa era la prima, come capite, humor inglese, quindi... Questa era la prima You Don't Say. Cioè, si ride dentro. La seconda classificata di questa settimana è... Le nonna che vede il servizio sul terremoto a Massa Carrara. Le nipote è in vacanza a Massa Carrara. Pronto? Ciao, sei sopravvissuto al terremoto? No, infatti ti devo salutare perché devono chiudere la bara. Sempre, questo è sempre per la serie. Questo è sempre pensiero cosmico inglese, esatto. Perché è fisso. E l'ultima, la più bella, la prima di questa settimana, è Le bambino alla cassa del supermercato. Appare vecchietta selvatica. Oh, che carino che fai la spesa. Ti ha mandato la tua famiglia? No, mi hanno mandato gli alieni. Sai, loro senza latte e yogurt non possono fare i loro esperimenti. E qua si ride come il miglior stile dello humor inglese. Qua si dovrebbe ridere come gli inglesi, quindi... I like it. Così ridono gli inglesi. Perché gli inglesi purtroppo like hanno questo humor sfrenato. Mi ho distratto un attimo. Questo humor sfrenato hanno gli inglesi, però ridono così. Non è colpa nostra. Ma siamo ancora più contenti perché dopo la grande rubrica di You Don't Say, passiamo al nostro pezzo forte della serata qui a Settimo, al Blue Moon, in Viale Piave 12. Accorrete numerosi perché sta iniziando a suonare il mitico, l'insuperabile, l'ineguagliabile, il fantasmagorico Paolo Rigotto. Grazie mille. Nello specifico, nella piccola parte che abbiamo creato, che si intitola Paolo Rigotto Acoustic Love Live. Grazie. Beh, allora io direi che questo acoustic live, la prossima volta sedie senza braccioli, credo che... Allora, vi presento il singolo, se avete internet potete andare su internet e digitare Paolo Rigotto Non Violenza e vi apparirà il video in cui io e il maestro Francesco Borello facciamo l'esperimento della levitazione buddista suonando con... noncuranza, con nonchalance, questa canzone bellissima. Io l'ho già visto e andate su YouTube perché è fantastico. Grazie, mi lasci senza parole. Da non perdere. Ok, quindi la canzone in questione, Non Violenza.
servirà. Canto, godo, mi faccio un po' i miei cazzi nel mio peto vivacchiare, non ti vengo a molestare. Quando alzi troppo quella voce vorrei tirarti un calcio in bocca, ma picchiarti è troppo faticoso, mi chiudo, non commento e sui tuoi urli mi addormento. Non violenza, sonnolenza, non violenza, sonnolenza, non violenza, ma obbedienza mai. Son passivo, vivo d'abusivo, ma la lotta non si può fermare. E io lotto nel mio quotidiano, a chi mi sta antipatico io non gli do la mano. Non violenza, sonnolenta, non violenta, sonnolenza, non violenza, ma obbedienza mai. Bravo! Grazie, grazie. Siete fantastici e tantissimi, grazie. È bello, il pubblico, bello. Stasera abbiamo un pubblico delle grandi occasioni, siamo contenti perché siamo sempre contenti di dare a tutti di dare, ricevere, musica dare, e amore. Musica e amore, soprattutto, sì, music and love. Music and love. Oh, il microfono è qua, Caracchio. No, ma sei tu che... Ah, sono io, proprio il... così andiamo avanti. Questo qua è il pezzo tuo, questo qua è Paolo Rigotto, Acoustic Love Live. Ah, quindi ne faccio un'altra. Già, Minimo. E allora farò il primo singolo, le mani sudate, scusate l'emozione, il caldo. La gente che si strappa i capelli, qua è un purpurino, siamo pieni di reggiseni e mutandine. Dappertutto, io a casa ne ho un casino. Allora, adesso andiamo avanti con la prossima canzone, che è un inno a domandarsi cosa farsene, cosa cerchi nel grano. Cosa cerchi nel grano? Che la vita senza grano non ha. Se coltivi del grano hai molto più grano di quello che il tuo capo ti dà. Cosa cerchi nel grano? Questo idolo strano che fa il passamano. Se compro del grano non mieto del grano, il lavoro qualcuno lo fa. Cosa cerchi nel grano? Un futuro lontano, ripeto lontano, in cui farti una bara d'argento. Sei sempre scontento e col grano ti tento. Cosa cerchi nel grano? 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 Se tutto c'ha un prezzo, più niente ha un valore. Se hai voglia di amarmi, ti compri il mio cuore. Ti vendi il cervello se provi dolore. Cosa cerchi nel grano? Che cambia padrone ad ogni inflazione, avere del grano in eccesso. Qualcuno lo chiama un successo. Cosa cerchi nel grano? Cosa cerchi nel grano? Cosa cerchi nel grano? Cosa cerchi nel grano? Grano, 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 grano. Morite, fate, 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 fate,
anche. Bravo, bravo, sempre guarda. Guardate, è più forte di me tutte le volte che sento suonare Paolo Rigotto, c'ho la pelle di papera. È veramente, anche a me, succede anche a me. Quindi. Beh, adesso toccherebbe alla mia canzone preferita, non per dire che le altre sono brutte, sono tutte belle, però io farei la mia preferita. Ma non quella vecchia, quella nuova, Quella è quella. Ah, la nuova. Mi date un attimo per rimettere a posto i neuroni? Sì. Ma tranquillamente. Allora, c'è qualcuno del pubblico che vuole fare delle domande a Paolo Rigotto? No. Venga, venga. Prego, prego. No? Se vuoi fare una domanda a Paolo Rigotto è qua, guarda, vieni qua, parli qui. Degli enigmi. Cosa gli vorresti chiedere? Cosa gli vorresti chiedere? Cosa vorresti chiedere a Paolo Rigotto? Mentre che si accorda. Mentre cerca il pletro, eccolo qua. Dimmi, dimmi, fammi una domanda. No, no, vieni da questa parte, però ovviamente non si sente. Porca. Scusate, non volevo dire. Porca. Devi parlare qua. Paletta. Dimmi. Parla a questo microfono qui. Dato che io a casa ho una chitarra, sono l'allievo di Paolo Rigotto. Ma davvero? abbiamo uno scoop, questo qua è l'allievo, l'intervista. Come ti chiami? Federico, sei un allievo di Paolo Rigotto. E com'è Paolo Rigotto come insegnante? È buono. Sì. È bravo. Grazie. Pagato chiaramente. Quindi la domanda? No, ho fatto una piccola intervistina così sappiamo con chi stiamo parlando. A casa ha detto che ho una chitarra elettrica, cerco sempre di fare la parte di cosa cerchi nel grano. La parte di cosa cerchi nel grano, la prossima lezione di chitarra te la insegnerò, non è facilissima da spiegare così su dei piedi, comunque sono due accordi che non mi ricordo quali siano, però so che sono qua. Non mi ricordo come si chiamino, però te la possiamo imparare, certo ci vuole almeno una lezione di chitarra, ecco. Dai, la prossima volta te la impara, eh? Te la imparo molto volentieri. Quindi? Ok, io farei quello. Io farei quello. Quando ho cominciato? Aspetta, una persona del pubblico forse non si sente, ha chiesto come hai cominciato. Ho cominciato anni fa facendo un programma con Luca Scarracchio che si trovava a Circus e oggi finalmente dopo anni di esperienza mi ritrovo qua. Finalmente, cioè, è stata un'evoluzione, è lunga, la storia di Paolo Rigotto è lunga, ma la si può riassumere in due parole. Paolo Rigotto. Grande, grande, è per quello che mi piace Paolo, che c'ha sempre la pelle di papera. Viva la fricca, viva la fricca. Un pomeriggio in spiaggia Mamet, convinto di essere in Africa. Grande, strano deserto e la giungla dove non trovo più il Kilimangiaro. Grande villaggio con rete wifi, la password non è in africano. Nei libri di scuola sembrava diverso, ho paura di essermi perso. Africa sembra un albergo conveniente, poi scopri che è un continente. Africa, quello che devo portare è l'olio solare. Viva la fricca! Viva la fricca! Jules Verne racconta di belve feroci e uomini con strane voci. La terra è cambiata e ci sono pianeti che fanno lavorare anche i preti. Africa, solo una calma apparente, eppure pieno di gente. Africa, la prima cosa da fare è respirare. Grazie.
pomeriggio la spiaggia di Noli, tra donne di tutti i colori. Il sole mi brucia ascoltando l'iPod e penso di essere in Africa. Sì, è un grande. Paolo Rigotto, non l'avessero inventato, l'avremmo inventato. L'avresti inventato tu, probabilmente. No, tu l'avresti inventato. Io l'avrei inventato. Se non l'avessero inventato, tu l'avresti inventato. È possibile, eh? È possibile. Sono autogenerante. Bene. E un artista umile, un artista che è cresciuto un artista che si è fatto da solo. Io non mi faccio mai in compagnia, un artista che ha avuto la sua prima esperienza in macchina, era da solo. Come fai a saperlo? eri tu, di la verità. Io non mi ricordo, il guardone Diaco, no, io facevo il guardone dietro la siepe. Ecco perché sai tutti questi dettagli sulla mia vita. Allora, adesso hai già capito cosa... Un attimo che carica, ok. È già. Allora ne facciamo ancora una, dai. Ne facciamo ancora una. Ma sì, tanto il pubblico è quello delle grandi occasioni, quindi facciamola. Creiamo la grande occasione. Grazie. Un'altra canzone tratta da Tabù, che parla di quanto possono potenzialmente, anche se non ne siamo ancora del tutto consapevoli, essere pericolose le nostre bellissime amate radiazioni elettromagnetiche prodotte dai nostri bellissimi amati cellulari di ultima generazione. Ok? E quindi, giustamente, quello che noi ogni giorno sentiamo e ignoriamo, della cui pericolosità siamo all'oscuro, è questo. Scampo, non c'è connessione, se vado fuori prendo due tacche, se vado fuori prendo due tacche e torno a casa. Non c'è campo, non c'è scampo, non c'è connessione, frequenza molesta dentro la testa, dentro la testa, frequenza molesta dentro la testa, frequenze moleste dentro le teste, dentro le teste, frequenze moleste dentro le teste. Frequenza molesta dentro la testa, Sony Ericsson. Frequenza molesta dentro la testa, dentro la testa. Frequenza molesta dentro la testa. Ah.
grazie. Grazie. Grande, grande, grande. Grande. Allora, grazie a tutti per il vostro intervento, grazie a Paolo Rigotto che è sempre un grande. Adesso ci ha lasciato un attimo perché c'ha un'intervista su un'altra radio e quindi ognuno il suo lavoro, ognuno il suo lavoro. E noi allora continuiamo con un pezzettino musicale per non farvi lasciare troppo da soli e poi continuiamo con la trasmissione. A voi, lei è Nina Simone, questo è un pezzo un po' dannata, però tutto per voi. Allora, sempre collegati su Paranight Radio, siamo sempre qui al Blue Moon di Settimo Torinese in Viale Piave 12. Paolo ci sta lasciando per questa intervista in questa nuova radio. Come si chiama sta radio, nostra concorrente? Radio. Sì, un'intervista su Radio che inizierà fra poco, una radio. Vabbè, di Prato. Non facciamo pubblicità agli altri, però... Ah, cioè, è a Prato? Prato. Allora, il massimo rispetto. Come dice il nostro amico, a Prato c'è campo. I fiorentini, il massimo rispetto. Quindi Prato è vicino a Firenze, anche se adesso fa provincia, però a noi non ce ne frega niente. Stiamo per collegarci con il mitico, speriamo che sia collegato, non lo so, questa qua è tutta una sorpresa perché non ho la centralinista qui perché siamo in un locale, quindi non riesco. Sentiamo se sei in linea, pronto? Mi senti pronto? Ti sento forte e chiaro. Allora, buonasera, chi parla? Sono Luca Scarracchio, sono con Paolo Rigotto, questa è Circus e lei è... Ah, Calacchio, sono certo, I'm certo
Fiorentino, Sesto Fiorentino. Ah, Sesto, grande regista. Come sta? Come sta? Bene, bene, io ho appena telefonato con Quentin, Tarantino, e noi ho fatto conference call. Si dice conference call? Sei appena stato con Quentin? Sì, sì, abbiamo chiacchierato il telefono, tutti noi, che siamo tutti cugini, registi, no? Sì. E Quentin Tarantino, e io Sesto Fiorentino, e l'altro cugino, Settimo Torinese, abbiamo fatto conference call. E parlare dei nostri film, no? Oh, ma sai che combinazione? Stasera siamo a Settimo Torinese, cioè proprio l'omonimo del tuo cugino regista. Perché, cioè, ricordo a tutti gli ascoltatori che siamo in collegamento con Sesto Fiorentino da Miami, quindi il grande regista americano, cugino di Quentin Tarantino e di Settimo Torinese. Era solo una piccola chicca per spiacificare. Esatto, esatto. Infatti hanno chiamato la città di Settimo Torinese, proprio in onore del mio cugino regista, Sì. Allora, l'hanno fatta proprio per quello? Per quello, certo. Ah, io sto girando film su Indiani d'America adesso, Sai tu, Caracchio? Sì, ci sono. Ecco, io giro film su Indiani d'America. Sai che loro oggi stanno dentro riserve, hanno casino, e sono sempre ubriachi, fumano sigari. Ma loro erano i padroni dell'America, una volta, vero? Sì. Allora, io ho fatto storia di grande capo di questa tribù, no? Grande capo Orso Cecato si chiama. Come si intitola? Il grande capo si chiama Orso Cecato. Ah, Orso Cecato, Vabbè, dopo Toro Seduto, Orso Cecato. Ci sta. Esatto. Bravo, Caracchio. Lui è blind, cioè non vede, lui cieco, lui non vede, ma è capo della tribù dei maiali scalcianti. Maiali scalcianti cos'è, Sioux o Apache? Più Sioux che Apache, ma dipende dalle giornate, certe volte è anche un po' Apache. Ma tra l'altro ci sono ancora le riserve lì in America o no? Con gli indiani dentro? Tutto riserve, non c'è mai benzina, tutto riserve. Sì, poi alla fine sono tipo degli zoo, perché oramai non ne sono rimasti più. Ma una volta non era così, allora grande capo Orso Cecato, lui vuole fare guerra a tutti, perché loro tutti intorno a lui, tutti corrono, cacciano, fanno tutte cose, ma lui non può perché è cieco, non ci vede, no? Allora lui scatena guerra e strappa tutti gli occhi di tutti e poi se li mangia crudi e fa tutte queste cose, sangue, butella, bolle. Il solito schifo splatter. Bravo, arte, non è splatter, è arte, e voi pagate i soldi cinema, noi diventiamo ricchi e facciamo queste cose. Certamente, allora, lo sai che il business dello splatter è proprio quello, che voi fate ste cose abominevoli e noi paghiamo per vederle. E noi diventiamo ricchissimi, è molto bello questo, allora. E poi lui dopo, però mentre fa guerra, viene scatturato da indiani, ciri, kawawawawa, che sono una tribù nemica, e torturano lui per giorni e giorni, facendogli sentire tutta la discografia di Biagio Antonacci, Mica una torturona, È una tortura incredibile. Ma lui, una notte però, lui riesce a fuggire, fugge, scappa. Però ormai è rincoglionito da Biagio Antonacci. Ma infatti adesso ti spiego che lui fugge e rapisce una scuola, no? Come ostaggio, ok? Sì. E la porta via con sé, ma i nemici, la tribù dei Chiricahua, sono furbi, e quella che gli ha messo lì non è una squaw, ma uno squaw. C'hai sempre queste chicchette nei tuoi film che sono sempre divertenti. Alla fine tu fai splatter comico, Sesto. Ma è tutto arte questa. Non è splatter comico, questa è arte seria. Se tu guardi questo film tu piangi, tu piangi. Io piango. E poi devi scegliere pillola rossa o pillola blu se vuoi tornare nella realtà o vivere nel mondo dei sogni. Allora, lui è talmente rincoglionito da Biagio Antonacci che non capisce
Hai capito cosa intendo, no? Avrebbe dovuto capire che una scuola che si chiama Mazza Ferrata non è che può propriamente essere... Vabbè, allora lui però quando scopre che lei non è una lei ma un lui, allora non è che si arrabbia, lui comincia a dire che forse gli va anche bene così, E allora? E poi? Si innamorano, e allora si innamorano, vivono felici sulle Rocky Mountains facendo i tortellini, ok? Ah, quindi poi c'è anche il lieto fine amoroso. Stavolta hai messo anche l'amore, eh? Ho messo un po' più amore perché poi questo film qua si intitolerà Una scuola per orso cecato. Ah, ecco perché c'è anche la scena. Di solito metti sempre il porno, invece stavolta hai proprio messo l'amore. No, questa volta amore, perché gli indiani d'America a me stanno molto cari, è un tema che a me mi piace molto, loro bravi. Vabbè, sì, io andato sì. Io andato al loro casino qui in Florida. Ma sei sempre a Miami? Sì, a Miami, sono in coda tangenziale a Miami. Tangenziale a Miami uguale, come quella di Torino, Milano. Certa coda traffico, è merda, Ma facci stare un po' bene, che temperatura c'è lì a Miami? Ci sono 48 gradi. 48 gradi, ma dai, che 48 si scappa. 48 gradi, ma il mio termometro di macchina è un po' rotto, mi sa che non sono 48, ma 51. Vabbè, ma lì che ore sono? Cioè sarà mattina, il pomeriggio. Primo pomeriggio. Bravo, sì, adesso c'ho l'orologio rotto, non mi ricordo, ma 2:30, 3, 1:30, così, sì. Beata a te, va, che stai a Miami. Senti, quando è che ci vieni a trovare qui nell'Italia che ride? Io presto vengo, perché devo andare a fare giudice in una giuria dei film dove devo dire che è bravo quell'attore, quell'altro è cane, allora io devo venire, ma gli italiani non mi vogliono pagare, allora io non vengo se non mi pagano. Vabbè, ma noi ti paghiamo, noi troviamo uno sponsor che ti paga. Quanto vuoi per venire in Italia? Ma per venire in Italia ci vogliono almeno 5 milioni di dollari, 5 milioni di dollari? Non so, adesso... Vabbè, ci mettiamo da parte i soldi e piano piano a 100 euro al mese, tra 2000 anni, ti facciamo venire. Tra 2000 anni riesco a venire, sì, ma se non qui io... Come faccio a pagare i miei margarita da 5 milioni di dollari Vero, poi... uno? Ma c'hai perfettamente ragione, Anche perché qua c'è il detto... No, anche perché qua c'è il detto, soldo chiama soldo. Esattamente, sai che Genova si dice soldo fa soldo e bigoggio fa figoggio. Un po' come la canzone dei Pink Floyd, Money, che non c'entra niente. Bravo. Però bravo caracchio, tua cultura pop è veramente inarrivabile, va bene, io allora adesso devo scendere perché la polizia mi ha fermato, perché io in coda facevo gestacci alla polizia, non so cosa vogliono pagare, molta forza. No, fai attenzione che ancora ti sparano. Sì, qua c'hanno la pistola facile, Io allora adesso sono con le mani in alto e devo lasciare il telefonino, Va bene, allora chiamaci la prossima settimana, mi raccomando, con una nuova sceneggiatura e un nuovo film. Salutaci Quentin e Settimo. Va bene, anche a voi, saluti a tutti, a Paolo Riccardo e a tutti quanti. Ciao, ok, ciao, grazie, amici. Ciao. Ciao, 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 ciao. Pronto? No, finito. No, va, l'abbiamo perso. Pensavo che era ancora lì, invece l'avevamo perso. È sempre bello parlare con Sesto Fiorentino, sempre delle idee grandiose sui suoi film. Poi a me piace comunque l'America, anche se... Non ci sono mai stato, però secondo me può funzionare, l'America può funzionare. Allora adesso vi metto un pezzettino, che è l'ultimo pezzo, poi facciamo i saluti, che è dei Soul Sound System, e vi invito a pensare un attimo a questa canzone, che è tutta per voi, dedicata da noi di Paranight, da noi di Circus, a tutte le persone che sentite la canzone e poi fate un pensierino sopra. A voi. Ancora c'è gente che ha de fame muore, e tanta ora che non ci crede, e mi sa ciò
mi face. Forse per cene non sape, o forse per cene non vuole cupide. Sì, la gente povera amore ancora de fame. La gente povera amore sempre de fame. E tutto lo resto pare quasi che non ci gride. E non saccio come face, forse per cene non vuole cupide. Torna la gente povera amore ancora de fame. E con la guerra è della prima che a soffrire. E ci la pace perché l'umuno a cumannare. La giustifica in ogni modo e decimore se ne fotte. Sì, c'è povera gente che ha de fame ancora amore. E li governi se settono solo per parlare. E se poi in giro non c'è de qualche ribellione, te dico negate i minti contro la nazione. Ma se la nazione è buona la une guidare, non vede capotune solamente parlare. Le panze sanno binchire, l'ugore sa alleggerire. E qui sta cosa la une capire. Intorna la gente povera amore ancora de fame. La gente povera amore sempre de fame. E tutto lo resto pare quasi che non ci gride. E non saccio come face, forse per cene non vuole cupite. Sì, qui già che serve solo considerazione. Lascia potenza non vale meglio la compassione. Da la gente povera poi se raggia con ragione. E se non scappa resta e organizza ribellione. Sì, per cene quando pare calo pece arriare. Se sape lo povero ed è lo primo che la subire. Mentre ci face leggi lo paese a governare. Giusta le cose cussine, su lui tu può mangiare. E allora se setta ne per decidere. Quale è lo pezzo di terra casa a dividere. Non vede che importa se alla gente basta per vivere. Con una guerra delle mani loro se può futtire. Sì, tanto lo petrolio la povera gente non lo bie. E loro manco lo vide e poi non lo può mangiare. Così decidono e che una guerra sa fare. E la gente la convincono che non si può evitare. E parlane. E decidono lo buono per Igi e pure lo fiacco per Lauri. E portane sofferenza su sofferenza gnaccio che ho ricciusi. La gente povera amore ancora de fame. La gente povera amore sempre de fame. E tutto lo resto pare quasi che non ci gride. E non saccio come faccio, forse per cene non vuole cupide. Torna la gente povera amore ancora de fame. La gente povera amore sempre de fame. E tutto lo resto pare quasi che non ci gride. E non saccio come faccio, forse per cene non vuole cupide. Sì, ma come ogni pietra ha zaparite. Qui giuca dico che ognuno lo ide. E se pur un nauro solo un nauro non ci gride. Forse sarvamo dovide, sì. Allora ogni fiata cali senti parlare. Questi che organizzano l'ordine mondiale. Le mani loro buone l'hai guardare. Sbagnate dello sangue della gente che sta amore. Sì, la gente povera amore ancora de fame. La gente povera amore sempre de fame. E tutto il resto pare. Avete pensato un po' a questa canzone? Che è un po' particolare, sempre un po' particolare. Anche se abbiamo, se siamo partiti questa sera con un tema molto delicato, che cioè, ve lo ricordo, quando non c'era Facebook potevamo solo immaginare quanti fossero gli imbecilli nel mondo. Oggi sappiamo nome e cognome, compresi me e Paolo Rigotto. Pues, io non sto in Facebook. No? No. Come mas? Es porque no me gusta. No me gusta esta forma de compartir. Entonces no, lo que hago es invitar todo a quitarse de Facebook. Quitaos de Facebook. Quindi allora l'invito della signorita Carmen è toglietevi da Facebook, perché Facebook non è alla fine un mezzo di comunicazione così vivace come potrebbe essere, anzi è un po' effettivamente io lo uso solo per comunicare, però c'è gente che ci scrive qualsiasi cosa dentro e è diventata un po' una cosa un po' da imbecilli, effettivamente. Pues sì, de tontos, no? De tontos. De tontos, sì. Ma solo perché è tonta, no? Ah, però è più bello in spagnolo, che sono tonti, perché in italiano esiste la parola tonto. Sì, è verità, sì, è verità che esiste. In castellano si dice tontos. Pues, tontos. Como no somos tontos, quitaos de Facebook, por favor. Os ruego. Fantastico.
Allora, siamo i saluti, purtroppo il nostro tempo a disposizione è finito anche questa sera, però vi invitiamo a risintonizzarci la prossima settimana, venerdì prossimo, sempre su Paranight Radio, sempre Circus. Prossima settimana saremo di nuovo alle 21, perché questa sera abbiamo anticipato un pochettino, perché abbiamo fatto questo aperitivo in questo locale. E giusto appunto per i saluti è tornato anche Paolo, che ha finito questa intervista con Radio di Prato, e così può salutare tutto il pubblico. Beh, allora, tutto il pubblico, quello presente, quello assente, quello che avrebbe voluto esserci ma non è riuscito a esserci, il pubblico che ci sarà, il pubblico che verrà, il pubblico che ci ascolterà dopo, io do un caloroso arrivederci a presto, grazie per essere stati qui e per averci compresi. Grazie al pubblico. Sì, fischia. Ma sì. Fantastico. Non ci avevano mai fischiato per radio, è bellissimo. Pues es bonito que una mujer pueda silbar. Silbar. Che è silbar? Ah, fischiare è silbar. Silbar. Ah, quindi fischiare in spagnolo è silbar. Pues Lucas, silbar. Silbar. Pues muchas gracias para invitarme a Lucas y Pablo. Y os espero el próximo viernes para hacer la tercera clase de español. Va a ser una sorpresa como siempre y os espero muchos. Y un grande abrazo de la señorita Carmen y un grande abrazo para mis amigos de Málaga. Grazie. Un saluto particolare a tutti quelli che ci ascoltano da Malaga. Come si dice in spagnolo? Arrivederci alla prossima puntata. Hasta la prossima. Ah, così semplice. Hasta la prossima, malaghesi. Hasta la prossima. Vi lasciamo con la nostra solita sigla, che è diventato un tormentone. E spero che vi piaccia. E un saluto a tutti. Alla prossima. Alla prossima, è stato un piacere come sempre. Bellissimo. Ciao, buonanotte, buona serata e buone cose a tutti. Buonanotte.
cause it's a push for moving on. Ooh, yeah. In time, the sun's gonna shine on me nicely. One day, yeah. Sun tells me good things are whoa, coming, whoa. And I ain't gonna not believe. Radio. One nation, one net.